Salve figli, sono Fiorella, la signora che si ignora. Bella questa spiegazione, vero? Allora, avete sentito anche voi oggi il Papa che ha detto che questo mondo è fatto di maschilisti, ovvero è maschilista. Non è giusto che la donna venga pagata, sottopagata. Non è giusto che la donna non abbia gli stessi identici diritti dell'uomo. E allora, sorridete anche voi alle sue parole? Quando si dice da che pulpito? Chissà se una donna prendesse il suo posto. Mi piacerebbe tanto, tanto, tanto sapere cosa direbbe. O cosa farebbero quei maschilisti? Di sicuro agli alti vertici del Vaticano non c'è una donna, comandano loro. E se le donne ci sono, sono per essere sottomesse e sottopagate, per servirli e riverirli, come sempre nel mondo succede. Già. Ma, ve l'ho detto spesse volte, no? Il Vangelo lo dice, non fate ciò che fanno, ma fate ciò che dicono, perché proprio loro sono l'ultimo esempio su questa terra, senza voler offendere nessuno. So che ci ascoltano in Vaticano questi cornutacci, che altro non fanno? Che sempre e comunque storpiare i nostri dati. Chissà perché a questi maschilisti dà così fastidio che c'è una donna che forse sa qualcosa più di loro? Va bene, e posteri, larga sentenza, come si suol dire. Oggi il messaggio odierno parla di prana. Ora, come ben dice nel messaggio, non mi voglio inoltrare a formule noiose, lunghe e incomprensibili. Però visto che lo citano e visto che quasi tutti ormai hanno la possibilità di capire attraverso internet, andate a vedere la spiegazione della parola prana. È fantastica perché significa, tra altre cose, la cosa più importante, la vita, che è il respiro dello spirito, ovvero il respiro dello spirito che è vita. Poi parlano anche della formula dell'aria. L'hanno citata spesse volte nel dire se questi potenti e prepotenti conoscessero solo in minima parte la formula dell'aria, nulla avrebbero da dire o da ridire, perché quella formula spiazza veramente, ci fa capire quanto siamo ignoranti. Andate a vedere la formula chimica dell'aria, ovvero l'aria di cosa è composta? È una cosa da fantascienza. È fantastico vedere tutte queste formule a noi sconosciute, ma così complicate, che ogni momento l'individuo ha accesso, ne ha bisogno per la vita, per poter vivere. Quante cose belle Dio ci ha donato, vero figli? E ora? Voglio introdurvi una piccola parte del Vangelo Matteo numero 6, perché anche questo lo ritroviamo nel messaggio. Vi do solo una piccola parte di questa spiegazione, non vi voglio annoiare. Fatelo voi. Andate a rileggere questa parabola che, secondo me, contiene le regole
tra le più importanti per il mistero vita. Là dove dice: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. In verità vi dico, quando chiedi il Padre che è nel segreto e tutto vede, sa già di cosa hai bisogno. E se vuoi pregare o citare una preghiera, recita il Padre nostro. Ecco figli, questa è solo una parte del capitolo Matteo 6. Mandatelo a rileggere, sono sicura che vi si apriranno le porte per una maggior comprensione. Ora ascoltiamo insieme il messaggio. Scusate. Sono Alan, Kempis e François. Adorate creaturine? No, no, no. Ma d'ora in poi avremo autentici castelli in aria. Di aria fritta e o castelli fritti. Sapete perché si dice Amen? Amen no, ma alleluia sì. La parola Amen, vista al contrario, dice mena, ovvero picchia, picchiasi, picchia. Già, sapete anche voi o no, che la vita spesso, troppo spesso, è soltanto illusione. E poi quando svanisce? E allora sono botta, vero Fio? Nessuno di voi ha mai pensato che forse ogni qualvolta che si respira si prende il prana, e ho così chiamato. Fermi, fermi. Il prana, così come voi lo conoscete, non dà l'idea giusta della sua funzione. Ormai questo gli scienziati lo sanno. L'aria ha le sue formule, composte da liquido e gassoso, nonché le formule assai rare da esplicare o esplicitare. A noi non vi vogliamo annoiare con formule chimiche e o quant'altro, ma siccome Nostra Signora, che è la vera Signora sulla Terra, perché appunto si ignora, ha chiesto il perché noi spesso diciamo: se certi prepotenti sapessero il perché respirano, allora non si erigerebbero mai più come saggi.
Ma si taccerebbero per una volta, per te, Fio, e per tutti, ma proprio tutti voi. Noi non siamo qui per rispondere alle vostre suppliche. No, mai. Perché ogni supplica è interferenza e nient'altro per te, Dio, e ho tutti, ma proprio tutti voi. Avete presente perché noi vi diciamo così? Vedete, come ben dice e ha sempre e da sempre detto Nostra Signora, ognuno di noi è un operaio del Signore, del cielo e della terra, e non fa nient'altro che seguire i suoi ordini. E questo è quanto noi per oggi vi vogliamo dire e odare. Vi abbiamo visto meravigliati dopo la nostra spiegazione di Nostra Signora, ma ci avete dimostrato che avete ancora un cuore. Vi abbiamo visto piangere e questo è stato per noi la fine di un inizio. Sapete perché vi dico e non dirò così? Avete letto anche voi, nella voce di Nostra Signora, molta, ma molta commozione? Sapete il perché? Era consapevole in quel mio e vostro momento che c'era un cambiamento in atto. In lei, ma anche in ogni dove. Vi abbiamo pregato di confessare a voi stessi i vostri errori e devo dire che lo avete fatto. E questo è quanto vi vogliamo dire. Noi siamo fieri, no, ma felici, 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 che in troppi si sono rivisti. E questo è già per noi un grande, ma grande miracolo. Vero, Fio? A onor del vero, noi non ci aspettavamo nulla del genere, nel senso che alcuni hanno pianto veramente come se la loro confessione avesse fatto cadere un muro. Quel muro che tanto, ma tanto ostentava il suo cammino. Vero, Fio? Tu sai di chi stiamo parlando, vero? Ma a onor del vero, non è l'unico lui. Ma la cosa che ci ha stupito veramente è che anche alla Casa Bianca lì hanno preso sul serio. E come hai visto Obama nel tuo sogno, è così successo. Lui, con la sua confessione estremamente seria, ha capito molte, ma molte più cose di quanto uno si poteva aspettare. Aspetta, Fio, hai capito or ora anche l'altra parabola, là dove dice: quando parlate con il vostro sé superiore, chiudetevi nella vostra stanza. Non serve andare in piazza a battersi il petto, vero Fio? Oh, vero, non è dai preti che si va. Loro sono gli ultimi esempi da prendere. Ognuno, conoscendosi molto meglio di quanto si possa immaginare, conoscendosi e affrettandosi nei propri giudizi, ha la sua guarigione in mano. Ma per oggi qui mi fermo, io mi fermerò per sempre, perché il prossimo giudizio spetta lei. Lei, la nostra più grande, no, ma autentica e amorosa amica amatissima, che Dio Padre ama sopra ogni cosa,
perché unica nel suo genere. Lei ha generato Dio nel suo grembo. Pace e amen, figli adorati. Nota bene, se la vedete, siate estremamente rispettosi con lei. Lei è una divina creatura, a sua insaputa, fa e o dice cose che nessuno mai potrà riconoscere, no, ma conoscere sì. Ecco, figli cari, a tal proposito, come avete sentito nel messaggio, io questa notte ho fatto un lungo sogno, come spesso mi succede, e ho sognato Obama. Ero seduta su un gradino e ascoltavo mentre lui parlava alla folla. D'un tratto mi vede, mi viene incontro, casca, inciampa e casca, si rialza, fa per ripartire, ma di nuovo si inciampa e casca, e questo per 3 volte. Ed ecco che il messaggio odierno lo dice, perché mi viene in mente quella parabola del Vangelo che dice: lei è la pietra dello scandalo. Chiunque la incontra cade, inciampa e si fa male. Ecco, a questo era riportato questa parabola. Attraverso il mio incontro voi confessate a voi stessi e finalmente cadete di fronte a voi. Magnifica spiegazione. Grazie sempre a tutti voi che ci seguite e prendete sul serio la voce di Dio. Pace a voi, ai vostri cari. Alla prossima, figli adorati.